Ecco qua. Da oggi inizia questa nostra preparazione pre-campionato. Io preferisco che si faccia qui in montagna perché l'ossigeno allarga i polmoni e allarga pure il cervello di qualcuno di noi. Oh, voi sapete che le migliori tattiche di preparazione nascono da Coverceno. C'è chi ha usato la zona in un modo, la zona in un altro, il barone Lidom ha usato la zona lenta. Il famoso Ericsson ha usato, buon per lui, la zona velocissima, mentre Berzot, per esempio, ha usato la zona mista, che scherzosamente da noi viene chiamata la zona pipa. Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa. Signor Orecchia, attenzione, io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B? La Biro. La Biro. Quindi uso la Biro. Il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece usa la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecoli. Ma che cavolo c'entra? Io sto parlando della bizzona! Stiamo attenti! In che cosa consiste questa bizzona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma, mister, che si gioca in 15? Lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così, perché nessun altro l'ha fatta. Buongiorno, Canà! Comodi, comodi! Buon lavoro! Salve, buongiorno! Tutto coincide alla perfezione, eh? Speroni, io sto parlando, per cortesia. L'abbiamo visto, il presidente e la presidentessa. Allora, dicevo 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono e così viceversa. Allora la gente pensa che c'ha 5 giocatori in più, invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti gli altri 5 vanno dietro, e durante questa confusione generale le squadre avversarie si diranno che sta succedendo, e non ci capiscono niente, nemmeno noi. Che tattica adopererete? Adotterete anche voi la zona? No, io adotto un altro tipo di tattica, la B-zona. E che cosa sarebbe la B-zona? È forse la zona per tornare in Serie B? La B non significa B, B zona sta per bis zona, cioè due volte zona, come se io a lei dicessi bistro, che non significa bistro francese, ma due volte stronzo. Arrivederci. Africano e maleducato.